noi decideremo nei prossimi giorni, ma il dato è che pregiudizialmente dobbiamo capire, oltre il nome del presidente incaricato, che ancora non è stato ufficialmente fatto, ma al di là del nome poi bisognerà capire, per poterlo valutare, il programma e anche, chiamiamola così, la struttura del governo, la metodologia che viene seguita, perché stiamo nominando un nuovo presidente del Consiglio che deve poi presentarsi in Parlamento e che dovrà avere presumibilmente il consenso del Parlamento sui vari provvedimenti, non una sorta di dictator che esisteva nell'antica Roma. Quindi, diciamo così, la situazione va chiarita in termini che a tuttora non sono per niente chiari. Il PDL sta discutendo e quindi non ha ancora fatto una scelta definitiva, anche perché non ha tutti gli elementi per decidere e per prendere una linea. Poi ci sarà una discussione e alla fine di questa discussione è evidente che ci sarà una sola voce. Dobbiamo far di tutto di mantenere il rapporto con la Lega, sapendo anche che c'è una emergenza che è prima di tutto economico-finanziaria e poi politica.